Ecco, ancora Diego non molla. Ancora non molla. È intenzionato ad andare a riprendere Andrea. Manca poco, non mancherà tanto. Vuoi che vada a riprendere un po' il primo? Sì, sì, andiamo, dai. A riprendere Andrea Rigoni a 10 secondi su Diego Fenaroli. Dietro le loro spalle non si vede più nessuno. Il gruppo si è spaccato. Ecco, la fuga continua, la fuga di Andrea Rigoni, Fenaroli non molla, è a 10 secondi. Seguiamo quasi tutta la fuga di Andrea Rigoni, alle sue spalle c'è appena Diego Fenaroli, dopo il gruppo si è spaccato in tanti piccolissimi tronconi. Passiamo per far l'arrivo, andiamo avanti. Quanto manca l'arrivo? Sì, passo, passo. Ah, ecco, ecco Andrea Rigoni, con l'arrivo di Andrea Rigoni. L'arrivo di Diego Fenaroli era a 10 secondi, erano in 3. Eccolo qui, l'arrivo di Diego non ha mollato. Spesso la stessa lì in allenamento, la facciamo spesso in gara, terza volta quest'anno. Ecco Andrea, la gara è stata ancora una volta. All'inizio un trentino, Diego ha fatto un grande ritmo nei primi 3 km, si è consumato i primi 3 km e quindi ho potuto sfruttare il suo lavoro e attaccare nella parte più dura della salita, ho fatto la parte metà salita da solo. Ecco qui. Diego mi seguito. Guardiamo chi è, quanto arrivo. Ovviamente solo per il GS Odonese, per gli amici che ho dentro, perché ho fatto una stagione molto impegnativa, molto lunga, la 30, perché Rigoni non si batte, non ce ne sono di storia. Ecco, quindi si sapeva che oggi poteva vincere, fa sempre delle partenze. Ottavo e nono in ordine d'arrivo. Sono rimasto leggermente immobiliato all'inizio. Che probabilmente, ecco, dico decimo, probabilmente, se mi sto a ruota, magari potevo portare.